Le novità sulla programmazione dei fondi comunitari 2014-2020. Questo l'oggetto del seminario organizzato a Palazzo San Giacomo dall'assessore al lavoro Enrico Panini. Semplificate le procedure e molto innovative le linee di intervento con particolare riferimento al tema delle città e del lavoro. Insomma, una grande opportunità per accedere a ingenti fondi comunitari da utilizzare nel modo migliore. Nelle prossime settimane, infatti, in stretta collaborazione con il Ministero della Coesione Territoriale, partirà il lavoro per la definizione del piano strategico della città metropolitana ed europea di Napoli 2013-2020. Specificatamente per le città, credo che la cosa più importante sia questa priorità che è stata, diciamo così, individuata dal Ministro, Mezzogiorno, città, aree interne. Le città quindi costituiscono uno dei driver della prossima programmazione e questo dà loro un ruolo significativo di cui, diciamo, noi speriamo si sappia prendere il testimone. Innanzitutto ci prepariamo il meglio, nel senso che mentre si stanno predisponendo i primi atti per la programmazione 14-20, noi siamo già in pista con un primo seminario di informazione e di approfondimento, ricadute per noi importantissime, perché la programmazione 14-20 riguarda le città, l'occupazione, l'innovazione, il lavoro, quattro temi che noi consideriamo strategici. Per questa ragione intendiamo proporre al termine dei lavori la costruzione di un tavolo di coinvolgimento di tutti i soggetti, le formazioni culturali, le associazioni presenti sul territorio napoletano, in modo da avere una programmazione di un ruolo del nostro comune capace, competente, efficiente e innovativo. E da questo punto di vista vincere una sfida con noi stessi, ma soprattutto una sfida per la città di Napoli. Più che la quantità complessiva, ci interessa utilizzare davvero per ciò che serve le risorse che verranno rese disponibili, perché il tema dei residui passivi, quindi delle somme non spese, purtroppo ha accompagnato per troppo tempo lunghi anni di programmazione sbagliata su questo territorio.